buongiorno, oggi vediamo la parte, parliamo sempre del latte, vediamo l'etichettatura del latte. In particolare ci sono delle cose che diciamo, richiede proprio la legge. Per esempio, per il latte fresco la data di scadenza sono 6 giorni ed è imposta dalla legge. Per gli altri latti invece, gli altri tipi di latte, la data è decisa dall'azienda grazie a delle prove e spesso appunto che si fanno anche in laboratorio, così come succede anche per gli altri alimenti. Per quanto riguarda la temperatura di conservazione, anche questa è decisa per legge ed è più 4 gradi centigradi. Inoltre, un'altra cosa che troviamo su tutti le confezioni di latte è questo tondino qui, questo piccolo cerchietto, che è l'indicazione del bollo CE dello stabilimento di produzione, che è un'autorizzazione che serve a livello europeo per tutti gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale. Poi troviamo ancora del latte che può essere aggiunto diciamo di vitamine oppure come in questo caso di omega 3 e di vitamine. Allora, questo è tutto normato, quindi c'è un regolamento che ci dice intanto quali sono le vitamine o comunque appunto diciamo le sostanze che possono essere aggiunte in questo caso al latte e in particolare quanta ce ne deve essere di quella sostanza perché abbia un effetto benefico e quindi possa essere, diciamo, degna di un claim in etichetta. Per cui quando noi poi andiamo a vedere nella tabella nutrizionale le vitamine che sono, appunto aggiunte a questo prodotto, si fa riferimento a questo, regolamento. Cos'altro possiamo trovare sull'etichetta del latte? Per esempio l'origine degli alimenti. In particolare, vabbè, questo è un ingrediente unico perché abbiamo un ingrediente, il latte. Cosa troviamo circa l'origine degli ingredienti? Adesso troviamo, per esempio, qui leggiamo origine del latte Italia. Questo è diciamo, figlio di una normativa italiana, di un decreto italiano, che prevede che si debba mettere il paese di mungitura e il paese di trasformazione. E se questi due paesi, diciamo così, coincidono nello stesso paese, si può mettere l'origine. Quindi, nel caso di questo latte qui, ma anche l'ho letto in questo, per esempio, e in questo qui, il paese, diciamo, in cui è stato munto il latte, in cui è stato trasformato, è l'Italia, e quindi ritrovate una dicitura che dice origine del latte, due punti Italia. Mentre per esempio su questo latte viene riportato che è prodotto e poi confezionato in Germania. Un altro modo che potreste trovare è in realtà quando il paese di mungitura e quello di trasformazione non coincidono e quindi si indica l'uno e l'altro. Per esempio in questo latte c'è scritto invece che il paese dove è stato raccolto il latte è un paese dell'Unione Europea, mentre il paese di trasformazione è l'Italia, quindi sono due paesi diversi e vengono tutti e due evidenziati in etichetta. Questo però potrebbe cambiare, cioè cambierà sicuramente, quindi troverete delle etichette un po' diverse. Questo è in virtù del fatto che è entrato un regolamento europeo che ha, diciamo così, nella gerarchia della normativa più importante di un decreto nazionale e quindi va a cambiare quello che era il decreto nostro nazionale. I regolamenti hanno una applicazione immediata negli Stati membri, quindi non c'è bisogno di un recepimento, per cui questa è una normativa che dal 1 aprile 2020 sarà in vigore in tutta Europa. Questo però, questo decreto ci dice che solo nel caso in cui ci sia una chiara diciamo così, dichiarazione nell'etichetta che quel latte è per esempio italiano, per cui c'è una bandiera italiana, scritto Made in Italy, scritto che è stato raccolto nelle campagne romane piuttosto che negli allevamenti dell'Alto Adige, allora in quel caso va specificato qual è l'origine dell'ingrediente primario, in questo caso appunto del monoingrediente, quindi del latte. Mentre per quanto riguarda il latte di soia e il latte di riso, quindi latte diciamo che provengono da vegetali, appunto da vegetali diversi, una sentenza della Corte Europea del 2016 ci dice che non si può usare la parola latte, quindi latte è esclusivamente per quello che viene dalle mammelle dei mammiferi e quindi non può essere usato.
considerando per cui troverete diciture diverse, bevande vegetali a base di soia, per esempio. Siccome però una sentenza non ha potere retroattivo, potreste ancora trovare in giro magari delle confezioni con scritto latte di soia. E quindi più consapevoli e più informati, ci possiamo bere un bel bicchiere di latte.